Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video per voi del B1. Ho deciso di fare ecco, un altro video perché vabbè, mi mancate tanto. No, insomma, beh, in un certo senso è vero perché comunque chiaramente la mia vita era in un certo modo e adesso è un po' diversa. Comunque, ho deciso di includere, insomma, tra le varie cose che avete nella Dropbox, ho messo un'altra cartella che in realtà vi servirà sia per quest'anno che per il prossimo anno. È una cartella che ho chiamato Gil Evans Collection. E dentro ci sono una decina di file audio di brani da ascoltare e ci sono delle parti di una raccolta, insomma, pubblicata dalla Universal che si chiama appunto Evans Collection. Sono delle partiture ridotte, a volte ci sono anche delle parti di piano, delle partiture, a volte diciamo partiture invece complete, espanse, diciamo così, però tutte in do, quindi proprio fatte per essere studiate. Purtroppo non è un libro, non è un testo, diciamo, di analisi, non è un libro in cui ci sono indicazioni, non ce ne sono indicazioni, ci sono le partiture, basta, quindi bisogna ascoltare, cercare di capire e insomma quello che ho fatto io con il brano che vi voglio proporre oggi è questo, insomma, sostanzialmente cercare di raccogliere i dati e di fare proprio alcune soluzioni, alcune timbriche, alcune cose. Naturalmente l'organico che ha il brano in oggetto non è il nonetto esattamente come no, nel brano che dovete fare voi per l'esame. È un brano tratto da Gil Evans and Ten e si chiama Jumbangle. E come organico qui ha un soprano, un contralto, due trombe, un corno in fa, un trombone basso, due tromboni, addirittura il fagotto e il pianoforte, chiaramente basso e batteria. Quindi ha 2, 4, 5, 6, 7, 8 fiati, ok? Però vedrete perché l'ho scelto, perché ha naturalmente comunque non siamo ancora di fronte a una big band, ha il concetto di orchestrazione di un combo abbastanza allargato, come poi sarà anche no, in Birth of the Cool, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, comunque le idee di arrangiamento sono quelle, a mio avviso, sono quelle di un combo più che quelle di una big band. E quindi mi piaceva, ecco, mettere anche dentro il meno uno un sound leggermente diverso da quelli che abbiamo visto negli altri brani. E poi vedremo chiaramente nel VNU 2, vedremo anche no, due o tre brani invece del Gil Evans diverso, quello della scrittura per big band, quello più arcaico, se vogliamo dire più tradizionale, e invece quello più moderno con soluzioni diverse. Dicevo, innanzitutto, noi quando no, immaginiamo Gil Evans, immaginiamo a livello timbrico delle cose molto personali. Per esempio, ci vengono in mente strumenti come il tuba, ci vengono in mente strumenti come il corno francese, che c'è in questo caso, qui ce n'è solo uno, a volte sono due, tre, anche tre corni, in organici più grandi. Qui non c'è, non ci sono, ma a volte è molto comune che lui usi dei legni, veramente del flauto comunissimo, flauto contralto, flauto basso, clarinetti, clarinetti bassi, oboe, perché no, corno inglese, quindi soprattutto nelle cose, no, con Davis, Sketch of Spain, eccetera, eccetera. Quindi c'è una grandissima ricerca timbrica. Anche qui vedrete, per esempio, è curioso l'inserimento del fagotto, no, in un ensemble del genere. Infatti non è che dalla registrazione che ho io qui è pessima, non è che si percepisca più di tanto il suono del fagotto. Però ecco, timbricamente qui abbiamo qualche sordina qua e là, non abbiamo cose chissà quanto particolari, appunto perché al di là del corno non abbiamo no, molti legni.
Ma è interessante, per esempio, vedere, ecco, il corno francese anche in relazione ai tromboni, come viene fatto lavorare, perché in certe io mi sono trovato a suonare moltissime cose di Guilherme, ho suonato quasi tutto, quasi tutta la produzione per Big Band, quella con Davis, l'ho suonata praticamente tutta, tutti e quattro gli album. Quindi sono stato molto a contatto, no, di fianco avevo la sezione corni e molto spesso i corni sono sopra, quando si tratta di sezioni. I corni molto spesso rispetto ai tromboni sono scritti sopra. In questo caso vedrete che molte volte il corno invece è scritto sotto ai due tromboni. Quindi ecco, combinazioni particolari. Vedremo come fa a lavorare le due trombe, eccetera, eccetera. Come ruberemo qualcosa. E come dicevo, nonostante sia un brano per un organico un po' più grande, o meglio, con più fiati rispetto, no, al nonetto, però i voicing alla fine vedrete che sono tutti da quattro voci, massimo cinque voci, quindi sono tutti riconducibili e ricreabili anche con l'organico che avete voi. Ok? Quindi tecnicamente sono tutte cose che potete maneggiare tranquillamente. E poi la cosa forse più bella in un certo senso è che ci sono cose sinceramente che non si capiscono. Come dicevo, non è una partitura con un'analisi, con delle sigle, delle indicazioni, non c'è proprio niente. Quindi bisogna analizzare, andare, io me le sono suonate al pianoforte tutte queste per cercare di capire, eccetera, eccetera. E ho cercato di ho tirato fuori delle conclusioni, delle indicazioni, che cercherò adesso di condividere con voi. Però ci sono dei punti, che assolutamente sono un po', diciamo, in cui la verticalità dell'analisi, l'analisi, no, in verticale, sapete, noi abbiamo parlato di approcci, no, di accordi, di approccio, di movimento, in cui a un certo punto è difficile avere al 100% la sicurezza che si intenda quell'accordo, capite? Ci sono delle cose particolari, anche perché comunque è un po' nella sua caratteristica, la caratteristica di Evans a volte di sporcare. Come faceva anche Ellington, cioè, mentre voi sentite, no, noi siamo, io insomma, ho analizzato anche diversi brani, per esempio di Semminestico, no, di questi che sono proprio perfetti, cioè tutto leggibilissimo, cioè si capisce perfettamente quello che succede, tutto molto chiaro. Ecco, in questo senso per me Gil Evans è come Ellington, cioè non è così chiaro, cioè funziona tutto, è meraviglioso, ma c'è quella spruzzata un po' di, così, di magia, di cose che vengono fatte funzionare da tanti fattori. A volte le fa funzionare il timbro, a volte le fa funzionare il registro, a volte le fa funzionare l'orizzontalità, cioè gli elementi orizzontali funzionano a sé, in sé per sé funzionano e convergono su alcuni punti, moti contrari, per esempio, funzionano, o moti obliqui. Però nella verticalità poi è difficile risalire esattamente a qual è, no, l'accordo utilizzato per approcciare. E ce ne sono due o tre di questi punti in cui ho cercato di venire un po' a capo della situazione, però è anche bello non riuscirci, ok? A volte, perché non riuscirci vorrebbe dire, insomma, è uno stimolo a continuare. In fondo, no? Non capire le cose è proprio lo stimolo per continuare, se no saremmo ancora qui vestiti di pellicce di giaguaro, no? Perché sappiamo sempre tutto e in realtà non si progredisce. Invece questo dubbio ci spinge a andare avanti. Come lavoro procederei con, diciamo, delle piccole sezioni. Vi invito ad aprire quindi a pagina 13 il coso che vi ho mandato, il file, e avete Jan Bengold. Farei dei piccolissimi frammenti di ascolto, cioè tipo l'intro, poi un pezzettino di tema e poi ce lo guardiamo insieme in modo che, ok, vediamo, poi quando gli elementi tornano uguali andremo avanti, ok? E poi magari vi invito alla fine a fare, no, da soli un ascolto totale e ricordarvi, magari segnare in partitura le cose che abbiamo notato. Ok? Quindi questo è il brano Jan Bengold. Ascoltiamo veramente le prime quattro misure per capire cosa succede. Eccole qua. Eccoci qua. Già, ecco questa cosa che è successa. Vedete, allora.
questa frasetta cos'è? Sono due triadi, Do maggiore, Fa diesis. Do, Fa diesis. Pensate, ecco, il brano parte in Do e parte con un riff, vedete, a battuta 3. Che sembra Boogie Boogie, no? Infatti c'è scritto straight eight, che vuol dire no, è come even eight, non swing. Non è pa-ba-ru-ba-de, è pa-ba-ru-ba-de. Allora, per esempio, bellissima idea per introdurre. Allora, questa è realizzata melodicamente. Vedete la triade di Do, Do, Sol, Mi, poi connessa col semitono Mi, Fa, Sol bemolle maggiore. Connessa col semitono su due ottave, poteva andare avanti anche altre due ottave, cioè. Poteva dire. Oppure poteva essere semplicemente. Poteva di essere un elemento armonico, ok? Però vedete, giocato col tritono come timbro, no? Ascoltiamo, avete le trombe con la sordina, è tutto basato sull'ottava, no? Le trombe sono ottava, il corno è insieme a una tromba, il soprano e l'alto sono. No, il soprano è qua su, l'alto è l'ottava sotto, e poi due tromboni a ottava col fagotto. Ok? Sentitelo ancora. Ok, e poi parte. Okay, quindi la sua semplicità, sono quattro battute di introduzione, però vedete c'è. Poi scopriremo cosa fa nel finale con questa cosa qui, perché ricicla quest'idea qui. Allora, siamo a lettera. Ascoltiamo un pezzettino di lettera. E qui c'è il ritornello, ok? Allora, la prima cosa è questa. Notate già, questa lui lo fa spesso, è un'altra cosa che Gil Evans fa spesso, cioè avete otto fiati a disposizione, ma il tema lo fa il pianoforte. Ci sono tantissime ballad, per esempio, anche nei brani che a me è capitato di suonare per big band, in cui i big band, quindi sto parlando di 13, 14, 15 fiati a seconda di come sono disposte le sezioni, e il tema lo fa il pianoforte, magari a ottave. Cioè, quindi, no, è una cosa in controtendenza in un certo senso, non ci verrebbe in mente, no, di dare il tema al pianoforte in un ensemble così tanti fiati, con così tanti fiati, e invece lui fa questo. Allora, guardiamo questa cosa che avete qui alla lettera, praticamente. Vedete questo riff? E poi. Ok? Siamo in Do, è un riff un po' blues, ok? E non ci sono sigle, quindi non capiamo bene queste armonie, sinceramente, no? Si capisce che qui siamo in Do. Ma prima è un po' ambiguo. Perché ambiguo? Le vere armonie poi vengono svelate, e vi dico anche dove, io poi le ho segnate, sembrava di averle segnate, forse non le ho segnate, ma le ho capite, no, mi sembrava di averle segnate più avanti. Praticamente cosa succede? Questa linea è armonizzata a partire dall'accordo di Mi bemolle. Quel Si bemolle che vedete in basso è la quinta dell'accordo. Quindi l'accordo è questo. Mi bemolle alterato, Re, alterato, Re.
re bemolle alterato. Sentite come suona diverso con i bassi, no? Piuttosto che... Ok, quindi è come, immaginate, no? Un secondo, quinto, primo, però più elaborato, quindi con... Poi riff, di nuovo... La battuta dopo, vedete, parte da più in alto, cioè parte da qui. Ok? Parte da un tono sopra, quindi non siamo più in mi bemolle, ma siamo in fa. E poi... E arriva al do nella battuta dopo, quindi 1, 2, 3, la quarta misura della pagina 14. Parte dal fa alterato, ti. Ok? E poi fai una specie di cadenza che tornerà spesso nel brano. Vedete, poi da do settima, va in fa, fa minore, mi minore, mi bemolle minore. E qui ci aspetteremo re, sol, do, 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 do. No? Dal do settima, quarto grado, quarto minore, terzo, il bemolle 3 che approccerebbe il 2. Invece guardate sotto casella 1 cosa c'è? C'è i bassi fanno dal fa diesis una linea cromatica che va da fa diesis a do. E poi... Ok? Cosa fanno la tromba, per esempio, il secondo pentagramma c'è la tromba, parte da la, 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 sol, sol, fa, mi, do, moto contrario, questi sono gli estremi, ok? Quindi lui ricicla un po' l'idea di questi accordi di dominante. Vediamo a livello armonico cosa mette. Guardate la parte di pianoforte. Ok? Allora. Fa diesis settima, diesis 9. Sol 7. Bemolle 9, bemolle 13. Sembra un la bemolle major 7 lidio con la diesis 11, poi questo la settima tredicesima e questo, vedete questo accordo, la mano destra fa diesis sol bemolle do fa, sembra un la bemolle settima o un re settima con però una nota alterata al basso, quindi è come se facesse re sol do. E come re sol con la stessa mano destra do, se io metto re sol do al basso invece lui mette, perché è completa la scala cromatica, se no diventava invece che è molto più particolare, no? Quindi fa diesis do, scusate, e poi guardate l'ultima battuta di casella 1, due linee che convergono, è questo che dicevo prima, no? A livello lineare, guardate i bassi, un do, re, mi, sol, da, do, da, e il la dove va a finire sul si bemolle della lettera, cioè, ok? Quindi la linea fa do, re, mi, do, da, do, da, si, la, si, la, la, sol, converge sul si bemolle. Quella sopra, un si, la, sol, mi, re, do, si, si. E anche questa converge sul si bemolle, tutte e due. Insieme suonano così. A un certo punto, vedete, la e il si vanno sul si bemolle.
Quindi suonate singole. Sono due linee dal colore un po' blues, ok? Se guardiamo nei punti in battere a cercare, no, qualche consonanza, partono da Do e Si bemolle, poi Re, La, una quinta. Qui abbiamo la sesta minore, quindi consonante, quinta, terza, seconda e unisono. Ok, quindi abbiamo nei punti no in battere, abbiamo Re, La, una quinta, Sol, Mi bemolle, una sesta minore e una terza maggiore. Quindi tutto sommato abbastanza consonante. Poi ripete, ascoltiamo, ripete la sezione A. Sala 2. Ok, questa volta il non è fatto dei fiati come il primo giro, è identico ma è fatto solo dal pianoforte. Ascoltiamo adesso la sezione, un pezzettino sì, della sezione B. Sentite che roba. E qui riparte, riprende con la A, la C, ma come la A. La B è swing, vedete, guardiamo armonicamente cosa succede. Partiamo dai bassi, guardate il pianoforte che fa Si, La, Sol, Mi, Re, Do. Vi ricordate prima? Faceva un Do, Re, Mi, Sol, Sol, La, La, Si. Adesso il pianoforte fa la linea che prima facevano i tromboni, quindi Si, La, Sol, Mi, Re, e poi Do, Re, e poi quindi Do, Re bemolle, i bassi. Guardiamo sopra cosa fanno i fiati. Partiamo dalle trombe. Do, Sol, i sax, Sol, Mi, i tromboni, Mi, Do. Quindi Do, Sol, Mi, Do. Do maggiore, triade. Però dopo tutti i fiati scendono di un semitono. Quindi vanno da Do maggiore a... Quindi i fiati scendono giù di un semitono e il basso sale. Do, Do, Si, Re bemolle. Poi guardate, vedete il Sol bemolle nella lettera B, la prima battuta è Sol bemolle, va al Fa, che risolve, no? Perché cosa succede? Do maggiore diventa Re bemolle sus 4, che diventa Re bemolle settima, ok? Poi succede questo. Quindi basso Sol bemolle, questa volta è una quinta. Sopra, se guardate, Si bemolle, Sol, Re, c'è una triade di Sol bemolle che scende a Fa mentre il basso sale. Quindi, e anche qui Do, Si nei tromboni, vedete? E anche nei sax. Quindi Do, ma scusate, e poi andiamo di qua, andiamo da Fa, Mi maggiore, Mi maggiore, Do maggiore. Molto forte questa figura 3 più 1, no? Tipo 1, 2, 3, 4, e poi di nuovo identico, anche qua Sol bemolle, Sol sus che risolve, e poi qui cambia perché va su. Quindi La, Fa, Do, La, diciamo Re semidiminuito che va a Mi bemolle. Quindi quindi vedete, questa B è curiosa, c'è da rubare qui, ok? Vedete che anche se sono 7-8 fiati, sono disposizioni a 4 voci, perché ci sono bassi, qua i tromboni, il fagotto, il resto sono triadi. Quindi quindi ci sono armonie più ricche di 4 voci.
Poi come riconduce? Guardate una misura prima di C. Lui è arrivato a mi bemolle, fa mi ti ti do re do re mi sol. I bassi da mi bemolle, re mi re do si, e poi e torna. Qui ce ne andiamo sopra come prima al fa. Idem, ok, guardiamo qua. Il finale, vi ricordate il piano? Se voi andate a pagina 14, la seconda riga fa quella frase. Stavolta sentite cosa succede. Adesso vi faccio riascoltare la ripresa alla lettera C. E qui inizia il pianoforte, ok? La linea, quella sopra, vedete, è stata suonata da le trombe in unisono con le sordine cap e i sassofoni. E poi c'è di nuovo quel gioco cromatico che c'era qua sotto la casella 1, identico, orchestrato in maniera un po' diversa. Se guardate, nel senso, sono le stesse note, però praticamente qui l'ha reso semplicemente con due note, ha tolto una nota in mezzo. Vedete nel voicing, qua c'era La, Mi, Si bemolle, invece qua restano La e Si bemolle. Capito? L'ha disposto in maniera un po' diversa, i bassi fanno sempre... Ok? Guardiamo cosa c'è qui a pagina 17 sotto questa linea. Ci sono dei pad, quelli che tecnicamente sono dei pad. Guardate allora. Il corno che fa sol bemolle, sotto c'è il mi naturale del trombone, si bemolle do, quindi c'è un bel do settima, no? Con la quinta bemolle, che poi va mi do la fa, un bel fa major 7, mi bemolle do la bemolle fa, fa minore settima, re si sol mi mi minore e mi bemolle. Quindi è esattamente identico a quello che c'era due battute prima di casella 1, prima lo faceva il pianoforte, che faceva un pa, pa, un pa, pa, da, 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 da. Qui invece adesso lo fanno i fiati, che fanno un pa, pa, pa. E poi di nuovo. Guardate anche questo dettaglio, non è l'ultima cosa. Al posto di chiudere lui fa, guardate il pianoforte, fa il basso. Vedete il do e re vicino, che ci sono anche, c'è anche nei tromboni. Quella è una sporca, cioè che senso ha armonicamente mettere quella? Siamo così. È una sporcatura, è una specie di distorsione, di dissonanza. Quindi questo è l'esposizione del primo del tema. Poi c'è il solo di piano e poi c'è diversi soli, c'è il solo di soprano di Steve Lacy, poi c'è il solo di Jimmy Cleveland al trombone. E poi c'è praticamente la lettera K, diciamo ci sono frammenti tematici, no, che lui utilizza anche come background. Dalla lettera D in poi, quindi, quello che ci interessa che cos'è? È andare a vedere lui come organizza il background, che tipo di background fa. Di solito sono dei pad, se voi guardate qui, no? Il background, tre battute non ha niente, e poi quando arriva a pagina 18 il Si bemolle 9, lui fa questo bel voicing, no? Molto molto... molto ben scritto, vedete, Si bemolle 9, vediamo come l'ha realizzato, parte dal sol, ecco questo già
è una sua caratteristica, ma non sua, è quello che vi dico anch'io sempre di fare. Cioè, quando avete a che fare con pad, punch, cioè cose che mettete, no, senza una linea melodica sopra, non state accompagnando una melodia, ma state semplicemente dando degli impulsi di accompagnamento all'assolo, o scrivendo voi una melodia, se tenete al canto una tensione o la quinta, a volte addirittura la tonica o una tensione, ed evitate la terza e la settima, le cose vanno meglio, perché avrete la molte più possibilità di avere un'armonia ricca e densa sotto. Se cominciate a mettere la terza, quella terza a volte vi escluderà la nona. Se avete mettete al canto la settima, quella settima a volte vi escluderà la tredicesima. Quindi vedete, lui, ecco, questo è un fattore che vi invito a guardare. Guardate sempre nei pad, nei piccoli interventi di questo tipo, che cosa mette al canto. Adesso ne guardiamo un po', che ci sono 10 pagine di intatta di interventini. Io vi invito a guardarli, no? E a guardare le disposizioni, ok? Insomma, che sono interessanti da rubare anche, no? Adesso qualcuno ve lo farò notare io qualche dettaglio, però voi spulciate. Guardiamone alcuni qua, tipo, ecco, questo si bemolle 9 a pagina 18 qui. Sol, mi, sassofoni, anzi scusate, trombe perché i sax sono sopra. Sol, mi, re, do i tromboni e la bemolle il corno, che vedete è sotto i tromboni. Quindi vedete al canto c'è la tredicesima, undicesima, terza, nona, settima. 5 voci, quindi anche voi nel vostro organico potete farlo. Che poi diventa, quando di qua diventa La7 diesis 5, guardate, La, Fa, Re bemolle, Si bemolle, che sarebbero Do diesis bemolle e Sol. Quindi, bellissimo. Al canto cosa c'è? La tonica. Tonica, diesis 5, terza, nona bemolle, settima. Poi andiamo qua, c'è un bel re 9. Guardate che roba. Già bastano questi tre accordi per capire cosa vuol dire organizzare bene i voici. Al canto cosa c'è? La tredicesima, re nona, si, tredicesima, nona, settima, quinta, terza. Quindi siamo partiti da qua, scusate, ho sbagliato, scusate, questo Sol, La, Si, vedete Sol, La, Si, ok, tredicesima, tonica, tredicesima. Se andiamo avanti, una battuta prima di F, vedete che c'è quel 1, 2, 3, qui passa da Do, no, da Do alla bemolle minore. Il Do è armonizzato con Do, La, Sol, Mi, e vedete che adesso il corno è sopra i tromboni. E quindi è la tonica dell'accordo. Il La bemolle minore cos'ha? Il canto Re bemolle, poi Si naturale, che dobbiamo La bemolle Sol, quindi tonica undicesima, quando va Re bemolle settima il canto c'è Re bemolle, quindi di nuovo la tonica, quando va Sol 7 c'è Re bemolle al canto, quindi bemolle quinta, ok? E così via. Se voi andate avanti, qui ne avete parecchio, vedete il solo di pianoforte, poi due prima di H inizia il solo di sax soprano. Andate avanti, anche qui qualche pad, se vedete lo stesso Si bemolle 9 di prima, due misure prima della B, è leggermente più allargato. Guardate, stavolta non c'è Sol al canto, ma c'è Do. Ok? Quindi Do, Sol, Mi, Re, La bemolle. Questo si può anche pensare come la triade di Do, Do, Sol, Mi, sopra il bicordo terza settima di Si bemolle. Ok? Se andate avanti adesso, il Do è in comune con l'accordo dopo. E l'accordo dopo lui l'ha sostituito di tritono. Non è più
La settima, ma diventa Mi bemolle settima, non cambia granché. Però guardate come è disposto: Do in comune con prima, La, Fa, Re bemolle, Sol. Anche questa è una triade di Fa maggiore sopra Mi bemolle. Quindi avevamo Do. Vedete? Che efficacia! Triade di Do su Si bemolle. Triade di Fa su Mi bemolle, settima. Poi quando arriva il Re nona abbiamo Fa diesis, qui vabbè, Fa diesis Si Mi. Vedete, questo invece Mi Si Fa diesis è una specie di disposizione quartale. Fa diesis Si Mi, nona il canto, e sotto Fa diesis Do. Quindi vedete, triadi, e anche qui al canto cosa c'è? La nona del Si bemolle, la tredicesima del Mi bemolle, la nona del Re. Ok? Quindi avete stesso punto, accordi leggermente cambiati. Lo stesso poi qua più o meno le cose. Guardate la lettera J, per esempio, comincia ad animarsi con quel paparababa, no, con un po' di ribattuti ritmici. Tarada. Poi guardate la seconda battuta di J. Scusate. Vedete un fill, no? Un fill all'unisono. Anzi, ad ottave, perché il trombone è qua giù. Armonizzato solo nell'ultima nota. E poi baba un babadaba rababa. Ok? Quindi un background un po' più sostanzioso per il sax soprano. Se guardate alla K, che c'è ancora il solo in corso, guardate come inizia il background di K. Inizia con, che è esattamente, no, il tema del pianoforte, che però non avevano mai fatto i fiati finora, quindi ricicla questa cosa. Guarda, alla fine qui di pagina 25 possiamo guardare questi due accordi, per esempio, che sono, vedete, nonostante inizi sul levare, vedete le sigle, ci sono due quarti di Do e due quarti della settima diesis 5, però nonostante inizi sul levare dell'uno, l'accordo poi si prolunga e lui mette subito la settima, non cambia le note, mette subito la settima. Guardate come è disposta: al canto c'è il Do, nona diesis, poi c'è Si bemolle subito sopra nel contralto, il Fa dell'altra tromba, il Sol del corno, Do diesis e La dei tromboni. Guardate come è disposto il Re 7 normalissimo, La, Fa diesis, Mi, ancora Fa diesis nel corno, tonica e settima dei tromboni. Questi sono spread, no? Spread voicing, perché il trombone basso e il fagotto fanno la fondamentale. Se andate avanti, anche quello che succede a pagina 26, quel un pa, un pa, un pa, pa, sono tutti spread voicing. Vedete, il trombone basso fa Do, Si, Si, La. Ok? Guardate qui, altro dettaglio interessante. Il basso scende cromaticamente. Guardate la tromba come fa nella melodia. Do, Re, Mi, Fa. Moto contrario. Cioè, ok? Se suono gli accordi insieme, tra l'altro, particolare da notare, io vi dico sempre, no, non fate le none bemolli tra i voicing, non è permesso farle, perlomeno meglio non farle in un certo tipo di suono. Ma lui qui invece, per esempio, guardate, la tromba a Do e uno dei due tromboni al Si. Il bicordo dei tromboni è Do Si. Poi sopra c'è Mi Sol Do, quindi Do. C'è questa nona bemolle qui. Poi si va a Si settima con questo voicing, Re. Poi si va al Mi col Si bemolle.
e poi si va a quello di prima, quasi fa do sol si bemolle do diesis. Quindi vedete, si apre, no? L'armonia, i voicing si fanno più larghi, il basso scende e la melodia sale. Piccoli dettagli che però fanno la differenza. Anche qui guardate cosa c'è al canto di questi voicing. La tonica, la nona diesis, la diesis 11 e la diesis 5. Quindi non trovate mai terza e settima. Questo è una cosa che vi dovete stampare nella testolina, perché sennò queste sonorità ve le scordate, ok? Guardate una battuta qua, una prima di M, di nuovo un fill, un altro fill all'unisono che si armonizza solo nell'ultima nota. Anche questa è una cosa da rubare. Quindi posso scrivere anche una linea bella movimentata, e armonizzo soltanto l'ultima nota. È un fill armonizzato in parte, ok? Qui lo stesso vi invito a guardare, sono sempre copad, qui tutta pagina 28, tutte le cosine a quattro voci, niente di particolarissimo. Vedete levare che precede la O, anche qui, sol, la, sol, ecco, guardiamolo un attimo questo che è interessante. C'è un poco colore blues qui sulla lettera O. Vedete questo bicordo, mi bemolle, la. Cioè, tiene abbastanza questa sonorità particolare. Guardate sull'accordo di Re 7 e poi c'è questo movimento per quinte e per quarte, vedete? Trombe e sax all'unisono, cioè sovrapposti, non all'unisono, per quinte ma sovrapposti, doppiati, il corno ottava sotto, quindi sonorità vuota un po' mi fa venire in mente un certo pianismo, no? Boogie boogie, diciamo, comunque blues. Quindi questo è, vedete che poi lo ribatte. E chiude con Re bemolle settima do. Vediamo un po', qui dopo viene, sì, dopo c'è una ripresa che praticamente c'è un'ultima cosa che vi voglio far notare è questa. Adesso anzi vorrei, vabbè, dopo ascoltare queste cose, insomma, lo potete fare con calma, tanto sono piccoli interventi. Allora, lettera P è quella zona che vi dicevo dove come dire, decifrare tutto esattamente, perlomeno all'inizio, dopo è chiaro, ma all'inizio non è così semplice. Guardate proprio l'attacco di P, no? C'è l'accordo di Re, e c'è indicato l'accordo di Re, Re nona, e la linea fa do do Re do Re do do Re do Re do do, no? Quindi c'è quel do che tiene fermo. Sull'accordo di Re 9, in realtà lui ci arriva sulla seconda nota, dove c'è do, anzi qua, do, la, fa diesis, mi, quindi. Quello che viene prima, questo, praticamente, vedete, cioè, do, do, la voce 2 fa la bemolle, la naturale. La voce 3 fa sol, fa diesis, la voce 4 fa re diesis, mi. Quindi ora è vero che questo, se io lo guardo, do, la, mi, sol, sembra un fa minore settima. Cioè, può essere la minore settima, può essere, a livello di sigla può essere chiamato in tanti modi, ma per me la chiave sta nel fatto che il do del canto è fermo e le altre tre voci si muovono
cromaticamente verso le tre note del re nona, però non nella stessa direzione, non è così tipo tutte da sopra oppure tutte da sotto, da sotto da sopra. In realtà si muovono, vedi, il basso fa re diesis mi, quell'altro fa, quella centrale va in giù e quell'altra sopra va su. Quindi ok, quindi questo è un approccio libero, diciamo lineare, cioè nel senso della linearità. Quello dopo, quando la melodia fa re do re do do sul fa minore sesta, idem. Cioè, se voi guardate quello che fanno i fiati, fanno re, quindi nella quarta croma, re do re do, lui lì arriva sul fa minore major 7, do la bemolle sol mi, che poi diventa sesta nell'altra battuta. Ok? Ma per il resto sì, ci sono delle, il primo accordo tipo re si sol mi bemolle. Cos'è questo? È un mi bemolle major 7 diesis 5, è un do minore minore settima maggiore. Sta di fatto che se io suono la linea al canto, suono re do re do do, se suono la seconda faccio si la si la la, quella sotto so fa fa so fa mi re mi mi re, cioè sono delle linee a mio avviso che convergono verso quel punto, ok? Però è difficile dire, cioè in un brano tipo di seminestico probabilmente si riuscirebbe con facilità a risalire a quali sono le tonicizzazioni, quali sono, no, la catena di accordi che porta in quel punto. Però qui invece è un po' più difficile arrivarci, perché appunto non è un libro di analisi, è la partitura così com'è. Quindi ecco, anche queste però sono idee da rubare, perché a volte, capito, se la linearità funziona, anche se tecnicamente non sappiamo neanche che accordo è, perché può essere, no? Però funziona per via della linearità, ok? Qui, vabbè, casella 1 e 2, vedete, a pagina 32 e 33, è abbastanza chiaro quello che succede a livello armonico. Se voi guardate, si capisce abbastanza bene quello che succede. Vedete che ci sono delle linee fa minore, vedete qui a casella 1, a pagina 32. Vedete come collega il fa minore al do, no? Siamo in fa minore, lui fa scorrere due voci per fare do mi sol si re, no, le due voci, due tromboni a terze vanno a finire in do, bellissima idea anche questa. Poi come collega il do al la, ok? Anche questo la sembra un po' mi bemolle sopra la, così come suona. Però se guardate dal do, le due voci basse scendono con, vedete? Do, si, si, la, e il basso va da do a la. E l'altra voce fa fa, fa. E poi in realtà c'è il sol, ma il sol viene fatto dal corno, vedete? Mentre il trombone lo fa saltare al re diesis, o al re bemolle o do diesis, no? Che è la terza di la. Quindi in realtà scivolano perfettamente anche questi, però lui li orchestrano in maniera diversa. La lettera, non c'è una lettera, a pagina 34 ritorna quel discorso delle triadi, come prima, ok? E vi voglio far ascoltare, adesso taglio tutto, vi faccio ascoltare semplicemente il finale.
Ah, questa è la ripresa, e poi c'è un dal segno al segno, eh? Dal segno al segno. E ascoltate il finale. Questo finale è esattamente quello che c'era all'inizio, ma in cosa è diverso? È diverso perché questo è al doppio della velocità, quello è scritto a crome, questo è scritto a sedicesimi, quindi e in più è più lungo, perché la frase, l'alternanza do viene fatta tre volte. E vedete cosa succede? Che man mano che scende spariscono, nell'ultima frase non ci sono praticamente quasi più, non ci sono, anzi non quasi più, spariscono le trombe, rimane il corno col sax contralto, con i tromboni qua. Ok, quindi bassi, e l'ultimo accordo. Re, si, sol, mi, do. Bel do major 7 con la nona, quindi ricicla anche qui le idee. Quindi vedete, ecco, anche qua, giusto per darvi qualche idea, no, per il brano che dovete fare, no, per il nonetto, qui c'è tantissima roba anche qui da prendere, da rubare, da cercare di riutilizzare, sia per quanto riguarda, ecco, le disposizioni, sia per quanto riguarda il tipo di idee, sia per quanto riguarda chi fa il tema, chi fa il solo, chi fa i background, sia per quanto riguarda alcune soluzioni formali, come il riutilizzo dello stesso materiale dell'introduzione, ma in maniera nuova nel finale, il fatto di orchestrare lo stesso punto in maniera leggermente diversa, oppure di tenere al canto le note di colore, o la quinta o la tonica, o 9, tredicesima, tredicesima bemolle, non mettere al canto terza e settima nei pad di accompagnamento o di background al solo, perché compromettono un po' l'armonia. Queste belle idee, per esempio, no, di triadi. Triade che scende, basso che sale, questi voicing con le triadi estratte, quindi avete visto, fa maggiore con mi bemolle sotto settima. Oppure cos'era? Si bemolle settima con sopra do maggiore, fa re settima con sopra le quarte o con sopra mi maggiore. Quindi tantissime piccole cose che alla fine però diventano parte del vostro vocabolario. Ok, quindi spero di esservi stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao.